Io sempre che non so se sto a fuoco, ma sto sul fuoco. Salve a tutti unicorni, sono Edi, che vi parla direttamente dalla cucina dell'unicorno. Bene, vi chiederete perché io stia girando un video in cucina. Ecco, questa settimana io e le altre ragazze della casta abbiamo deciso di proporvi una ricetta. Il problema è che la ricetta dovrebbe essere dietetica, ma io so cucinare solo cose grasse. So, non è buono, perché ho questa propensione alla crescita. Sì, ma alla crescita in larghezza. Quindi, posso provare a proporvi questa ricetta, che è una ricetta di tradizione di famiglia, da parte di papà, e provare a riadattarla togliendo cose più grasse e aggiungendo altre cose magari un po' più dietetiche. Quello che vi propongo io è un piatto unico, il pollo al curry con il couscous. Questa ricetta non penso sia del tutto originale, però ormai è tradizione della mia famiglia, perché ogni volta che vado a trovare mio papà a casa sua, lui mi fa questo pollo al curry che per me è il massimo. Dovete sapere che in realtà il pollo al curry io lo mangio senza couscous, cioè solitamente uso il pane per fare la zuppetta per il sughetto del pollo al curry, ma visto che il pane comunque ingrassa, che sto cercando di togliere tutte le cose grasse, ho aggiunto il couscous. Vi starete chiedendo perché proprio il couscous? Ecco, dovete sapere che mio papà e i miei nonni sono nati a Tripoli, quindi hanno delle origini libiche. Proprio per questo mi hanno trasmesso questa passione per il couscous. Per questa ricetta vi serviranno dei petti di pollo, del latte, del curry, un po' d'olio in sostituzione al burro, ovviamente il couscous e della farina. Partimo? Partimo, dai! La prima cosa da fare è sperare che non ci siano buchi in questo video, perché ho uno sputo di memoria. Sì, ho veramente 4 giga e quindi ho paura che si spenga da un momento all'altro la videocamera, mi dica ciao e quindi tutto il video vada a puttane. Però vabbè raga, se vedete qualche buco, magari ci metto qualche immagine felice di prati e fiori e sotto vi spiego come va la ricetta, eh? Iniziamo dal pollo. Il pollo lo potete prendere o queste fettine di petto di pollo, che forse è meglio perché poi vi toccherà tagliarle, oppure potete essere i bulli della situazione, sì, i tipi che vanno controcorrente, insomma gli hipster del supermercato, e prendervi direttamente il petto di pollo intero, ma lì diciamo che vi fate un culo della Madonna per tagliarlo. Quindi io vi consiglio le fette di petto di pollo, così che è molto più semplice tagliare. Cosa facciamo adesso? Adesso prendo un coltello, cattiveria, apriamo il pollo. Pollo aperto, tagliere. E iniziamo a tagliare il nostro pollo. Allora, il pollo va tagliato in parti piccole, perché poi va a finire nella padella e almeno se si taglia in parti piccole si cuoce meglio e in minor tempo. Con cattiveria, capito? Con cattiveria. Pollo, dobbiamo collaborare con te, Se vi capita, schiaffeggiatelo pure il pollo, perché non gli fa male, ok? Se si ribella voi, schiaffeggiatelo. Dopo aver ucciso per la seconda volta il vostro pollo, prendete una cofana, un qualcosa per mettere il pollo, va bene anche la confezione. Ci mettete la farina,
infarinate il vostro pollo. Mi raccomando, bambini, sporcatela per bene la cucina, così vostra madre vi farà il culo a strisce. Dove me le asciugo le mani? Addosso! Ah, ecco. Molto bene. Dopo aver infarinato il nostro pollo, possiamo procedere alla cottura. Prendete l'olio. Olio. Stupido. Mettete l'olio nella padella. In realtà ci andrebbe il burro, ma sempre per la questione del bla bla bla, dieta bla bla bla, ho preferito metterci l'olio, che non è poi così dietetico, ma meglio del burro sicuramente lo è. Bene, l'accendiamo? Molto bene, aspettiamo che l'olio si scaldi. Ci vuole qualche minuto. Ora che l'olio è caldo, inseriamo il nostro pollo infarinato nella padella. Con delicatezza. Oh, no, sei tutto appiccicato. Ma sì, ma che ci frega, tanto va a finire tutto nello stesso posto, nello stomaco. Ora che il nostro pollo è in padella, aspettiamo che diventi leggermente dorato e poi aggiungiamo il curry. Sì, è una confezione un po' grande. Sì, mi piace il curry. C'hai dei problemi? Mi sento un po' egiziana. Potrei aprire una kebaberia e chiamarla kebabedi. Kebabedi, un po' kebabedi. Ci sta, grande. Sono andata per fare kebabara. Tiriamo il pollo. Ora che il nostro pollo si è rosolato per bene, mettiamo il curry. Cubi, quanto basta? A me non basta mai, quindi ve ne metto un bel po'. Ora che abbiamo aggiunto anche il curry, possiamo aggiungere il latte. Andiamo sopra. Cosa si fa quando ci si scotta? Si soffre. E come si soffre? In silenzio, in silenzio. Il pollo deve rimanere in cottura finché non si è creata quella cremina buonissima e finché non si è assorbito tutto il latte. Comincio con una premessa. Forse non tutti sanno che il couscous non è come la pasta o come il riso. Il couscous non va bollito. E vi giuro, io ho visto e sentito gente che ha bollito il couscous. Ragazzi, voi fatelo e meritate l'espulsione immediata da MasterChef. Now! Molto bene, prendiamo il nostro couscous e mettiamone un po' in questo recipiente. Non esagerate troppo con la quantità di couscous perché tende a gonfiarsi, quindi aumenta. La preparazione del couscous è veramente molto semplice. Voi dovete soltanto metterlo in un piatto, in una terrina, insomma in un recipiente. Prendere dell'olio e aggiungerne pochissimo. Mescolare. Poi aggiungerci dell'acqua tiepida, non bollente, soltanto tiepida. E far riposare il couscous per un 5-10 minuti, in modo che sia l'acqua che l'olio vengano assorbiti per bene. Molto bene, qui il couscous è pronto. Il pollo ormai sta lì da una vita. Possiamo cominciare.
cominciare ad impiattare. Facciamo una cosa carina, ordinata. Vabbè, dai, c'ha proprio, non è proprio il massimo, però è carino. Dai. Vabbè, raga, non è proprio così colorato, però vi assicuro che è molto buono, soprattutto il couscous è venuto da favola. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, spero che se qualcuno di voi la farà mi dirà come gli è venuta e se gli è piaciuta. Io vi rimando ai link degli altri video delle ragazze qui sotto nell'info box, insieme al link ovviamente del gruppo del Fit with Casta Girls, al gruppo dei miei unicorni e a tutti i link che riguardano la mia pagina Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e Periscope. Mi sono fatta Periscope, ragazzi, inizierò con le live più assurde del mondo, live dal negozio di giocattoli, live da casa, live dal bagno, live everywhere. Adesso io vi lascio perché vado a mangiare. Ciao. No, vabbè. E mo come faccio?